Cannocchie, pannocchie o cicale, voi come le chiamate? Oggi facciamo uno spaghettone quadrato eccezionale. Iniziamo. Per prima cosa bisogna pulire le cicale. Allora, stacchiamo la testa così e la mettiamo da parte. Poi, con le forbici, cominciamo a tagliare sul lato. Andando poi, vedete, a chiudere qui, cioè a stringerci qui, sulla parte finale. E stesso discorso al contrario. Ok, guardate come si toglie subito. Ecco qui. E ci mettiamo da parte, vedete, gli scarti ho fatto teste, la polpa e poi i carapaci se vogliamo fare una bisque, altrimenti li possiamo anche buttare via, utilizzeremo soltanto le teste. Una volta pulite le cicale, mettiamo l'olio in padella, aggiungiamo uno spicchio d'aglio, un pochettino di peperoncino, facciamo riscaldare un po' l'olio. A questo punto mettiamo le teste, che è un pizzico di sale, alziamo la fiamma, sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare un po'. Evaporato il vino, abbassiamo un po' la fiamma e con il batticarne schiacciamo le teste. Perfetto. Ora mettiamo un mestolo d'acqua bollente, copriamo e facciamo cuocere per 4-5 minuti. Visto che l'acqua bolle, la saliamo e poi mettiamo a cuocere i nostri spaghettoni quadri. Passati 5 minuti, togliamo con la schiumarola le teste, schiacciate bene. A questo punto aggiungiamo i pomodorini, freschi o in scatola fate voi, poco poco di prezzemolo, e facciamo cuocere per 4-5 minuti, il tempo che resta alla pasta di cuocere. Aggiungiamo un pizzico pizzico di sale e copriamo. Qualche istante prima della fine della cottura della pasta, togliamo lo spicchietto d'aglio, aggiungiamo le cicale e subito poi la pasta. Facciamo saltare un po', in maniera tale da far rinsaporire bene, far rilasciare l'amido alla pasta. Non vi dico che profumo che si sente. Bene così, ora un altro po' di prezzemolo, poco poco di pepe, diamo una bella mescolata ed ecco qua, la pasta è pronta. Guardate che impiattamento vi ho fatto oggi, un goccio d'olio. Che sapore, buonissima. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito.